Stare in famiglia, in una situazione di quarantena come quella che stiamo vivendo oggi, di fatto tutti chiusi in casa, non è sempre facile. Quando soprattutto siamo costretti a condividere spazi, tempi, luoghi, le relazioni possono risultarne messe a dura prova. Soprattutto le relazioni di coppia, le relazioni dove insieme stiamo affrontando e vivendo la vita. Normalmente siamo presi da tante attività, dal lavoro, dagli hobby, lo sport, gli amici e condividiamo con i nostri partner pochi momenti nell'arco della giornata, se non durante le vacanze. Ma ecco che quando invece il tempo diventa sempre maggiore, possono evidenziarsi all'interno di alcune relazioni di coppia delle increspature, delle difficoltà che a causa anche di un contesto più generalizzato di difficoltà come quello che stiamo vivendo possono incrementarsi fino a portare a sfociare in problematiche, in liti, a volte anche addirittura in ripensamenti rispetto alla relazione di coppia che stiamo vivendo. Ecco, questo è naturale. In questi giorni in cui siamo in casa a causa del contagio da coronavirus, le coppie si trovano molto in difficoltà, proprio perché costrette a fare i conti con se stesse. Allora, ecco il suggerimento che vorrei darti è questo: se ti trovi in una condizione del genere, prova a sfruttare questo momento per cercare di lavorare sulla relazione di coppia. Vedi, la relazione di coppia è un organismo, un essere vivente che ha bisogno di nutrimento, che ha bisogno di poter crescere in un ambiente sano e confortevole. Tuttavia, molto spesso, come dicevo, non ci diamo il tempo per far crescere la coppia e quando questo tempo diventa così tanto, addirittura forzato, possiamo trovarci in difficoltà. Ecco, cerca di usare invece questa situazione come un'opportunità per parlare con l'altro, per cercare di comprenderlo, per cercare di approfondire alcuni temi, per cercare di migliorare alcune capacità, come per esempio la comunicazione interpersonale, il riuscire ad esprimere i propri bisogni, il riuscire a dirsi quelle cose che normalmente non ci si dice. Ecco, fare questo potrebbe aiutarci a diventare più forti, potrebbe aiutarci a trasformare questo momento di difficoltà collettivo in un momento diverso, di opportunità, nella quale davvero riuscire a far crescere il legame. Un altro suggerimento che vorrei darti è anche quello di non prendertela troppo, proprio perché ci troviamo in una situazione del tutto inedita, dove in molti veniamo messi a dura prova, in crisi rispetto alla salute prima di tutto, ma poi anche all'economia, al lavoro, alle relazioni. Allora in una situazione di preoccupazione tale è normale che la coppia si possa trovare ancora maggiormente in difficoltà. Per questo il suggerimento che vorrei darti è anche quello di non trarre subito le conclusioni, di non arrivare appunto a decidere proprio in questo momento che cosa vuoi o non vuoi nella tua relazione di coppia, nella tua vita. Nel senso che decidere, fare scelte importanti in questo periodo di grande confusione, dove vi è questa concomitanza evidente, così importante, dell'emergenza che stiamo vivendo, potrebbe essere rischioso, potresti rischiare di fare delle scelte di cui pentirti. Per cui impara a fare questo, a darti il tempo, a riconoscere il contesto, a riconoscere che questa è una situazione del tutto inedita, a riconoscere che è normale che tu possa vivere anche degli stati di preoccupazione, di ansia, e che quindi è anche normale che ci si possa trovare maggiormente in
in difficoltà alcune volte nelle relazioni più intime come quelle di coppia. Allora impara a darti il tempo, a dare il tempo al partner, impara ad abbassare, anche se vogliamo, un attimino gli standard in questo momento e a cercare invece di ritrovare un canale di comunicazione, di confronto, di vicinanza, a cercare di ritornare alla relazione con l'altro. Spesso quando iniziano le relazioni stiamo moltissimo tempo insieme, ci divertiamo, ci condividiamo tantissimo. Poi nei mesi, negli anni successivi tendiamo un po' a perderci di vista. Allora, ecco, questa situazione forzata potrebbe essere davvero l'opportunità per cercare di ripartire, per cercare di ricostruire, per cercare di riprendersi quel tempo importante, necessario di confronto, di dialogo, di ascolto. Se farai questo, molto probabilmente alla fine di questo ciclo che stiamo vivendo, potrai uscirne fortificato e potrà uscirne fortificata così davvero anche la tua relazione di coppia.